Ciao a tutti e bentornati, sono Nico. In questo nuovo video sostituiremo in questo Packard Bell MS2273 il classico hard disk con un nuovo SSD. Adesso un gesto a smontare che è questo sportellino che ci permetterà di accedere sia alla RAM che all'hard disk, cosa che non capita più nei computer di nuova concezione o anche negli HP da un bel po' di anni. Questo è breve di molto i tempi di lavoro. Qui abbiamo il doppio banchetto di RAM e qui abbiamo l'hard disk che andremo a sostituire. Tiriamo indietro. Adesso andiamo a sconfezionare il nostro SSD della Crucial, un BX500 da 480 giga. Poggiamo l'hard disk all'interno del suo case. Prendiamo la prima vite. Allora, questo hard disk, quando sembra, mancano altre due viti. Non so se il proprietario ha già provveduto in passato a cambiare o meno l'hard disk. Comunque, messe le due viti, lasciamo scendere la copertura all'interno del suo alloggiamento. Vedrete che corrispondono questi spazi. E spingiamo in avanti. Rimettiamo l'altra vite di blocco. Inseriamo nuovamente lo sportellino iniziando dal basso e andiamo a bloccare le viti. E adesso non ci resta che installare il sistema operativo e il nostro laptop sarà pronto. Ed eccomi nuovamente qui. Dopo qualche problema iniziale, il sistema operativo è stato installato sul nuovo disco SSD. Il laptop ha ripreso vita e anche un po' di respiro grazie alle prestazioni superiori di un SSD rispetto al classico hard disk. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un like e se avete qualche dubbio scrivete nei commenti e vi risponderò appena possibile. In descrizione naturalmente vi lascerò anche i link dove poter acquistare questo SSD. Da Nico è tutto. E alla prossima!